Focus TG, buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. In apertura di telegiornale parliamo delle elezioni, sabato di silenzio elettorale, domani si vota per le elezioni europee, per le elezioni amministrative, sono quasi 4 milioni i veneti chiamati alle urne. Sentiamo. Vigilia di Election Day, scattato dalla mezzanotte il silenzio elettorale, domani urne aperte dalle 7 alle 23. 9.332.769 gli elettori della circoscrizione nord-est chiamati al voto per il rinnovo dell'Europarlamento, 3.995.049 quelli veneti. Si vota tracciando un segno sul simbolo del partito prescelto, possibile esprimere fino a 3 preferenze, attenzione all'alternanza di genere, uomini e donne per i candidati, pena l'annullamento del voto. Immediato lo spoglio dalle 23, mentre quello per le amministrative inizierà alle 14 di lunedì. Impegnati in Veneto 1.677.182 elettori che dovranno esprimersi anche nei propri comuni per l'elezione di sindaco e ben 3.850 consiglieri comunali. In 321 dei 563 comuni veneti gli elettori riceveranno quindi la doppia scheda. Serovigo è l'unico capoluogo veneto al voto, 33 complessivamente i comuni della provincia Rodigina chiamati alle urne, è il territorio di Vicenza ad avere il maggior numero di municipi alle urne. 80 comuni a rinnovo, tra cui spiccano con più di 15.000 abitanti e quindi a potenziale rischio ballottaggio il 9 giugno, Bassano del Grappa, Arzignano, Montecchio Maggiore, Schio e Valdagno. Seguono, entrambe con 56 comuni, Padova e Treviso. Nella Marca sono 4 i centri oltre i 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano, Paese e Preganziol, 4 anche nel Padovano, Cadoneghe, Monselice, Rubano e Selvazzano. 49 i municipi che cambieranno compagine amministrativa a Verona, tra i quali San Bonifacio, Negrar, Pescantina e Legnago, 32 nel Bellunese, nessun centro oltre i 15.000 abitanti, ma a rinnovo comuni come Longarone, Agordo e Roccapietore. Infine la provincia di Venezia, solo 15 comuni al voto, i più popolosi, Noale, Scorzè e Spinea. Per la prima volta in assoluto si vota nei comuni nati dalle fusioni, Colceresa, Lusiana Conco e Valbrenta nel Vicentino, Borgo Valbelluna nel Bellunese e Pieve Grappa nell'Alto Trevigiano. Le imprese della Veneto sono pronte a scendere in piazza a fianco della regione per difendere la pedemontana veneta. Pronti a scendere in piazza al fianco della regione per difendere la pedemontana. Questa è la reazione del mondo produttivo veneto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi con la magistratura ad indagare sulle discariche abusive riaperte durante i lavori in trincea. Rifiuti solidi urbani interrati da decenni subito bonificati e tutto regolarmente descritto da documenti facilmente consultabili in regione. A questo si contrappone la denuncia alla procura che rischia di bloccare i cantieri con inevitabili conseguenze per le nostre imprese già penalizzate. 560.000 imprese. Credo che la pedemontana debba essere finita, non si può ritardare ancora. I dati di questi giorni che abbiamo pubblicato sono chiarissimi sulla situazione dei trasporti in Veneto, sia di merci che di persone. Un ulteriore ritardo vuol dire mettere ancora in condizione le imprese di stallo e questo è impossibile. Ecco perché gli imprenditori sono disposti a scendere in piazza, purché l'opera venga ultimata. È incredibile vedere in questi periodi, quando si blocca la A4 nella zona di Porto Gruaro, il traffico di camion che si riversa sul nostro territorio è qualcosa che blocca un po' tutto. Se non riusciamo a creare delle possibilità di movimentazione delle merci, l'economia avrebbe sicuramente dei riflessi. E i numeri sulle infrastrutture alternative di competenza nazionale non fanno altro che confermare ciò che potrebbe accadere se non si completa al più presto la pedemontana. Abbiamo un sistema ferroviario ingessato, 1800 km. Di rete ferroviaria, di questi 1800, 687 sono elettrificati e gli altri no. E su 1800 km abbiamo solo 30 km di alta velocità, tra Mestre e Padova. E abbiamo il 35% della nostra rete ferroviaria che ancora funziona non più a corrente elettrica ma a diesel. Questa è l'arretratezza, 50 anni di arretratezza. Una arretratezza che contrasta con il nostro dinamismo imprenditoriale e che forse a questo punto suscita invidia a più di qualcuno, pronto ad utilizzare la burocrazia pur di non veder volare il Veneto. Il crack delle banche popolari venete, i risparmiatori attendono di conoscere come accedere al fondo di indennizzo.
Diteci cosa dobbiamo fare, sembrano parlare così le facce di risparmiatori e azionisti della Banca Popolare di Vicenza riuniti dall'Adiconsum. Dopo 4 anni di riunioni e incontri con esperti, sui loro volti continuano ad esserci tanti interrogativi e ora, per arrivare a ottenere un rimborso di almeno il 30% di quanto perso, se governo vuole, servono le carte, tante carte, tra quelle messe via in anni di fiducia forse cieca nella loro banca. Dopo aver transato i 9 euro ad azione, vale la pena continuare. Ho capito che molte persone non sono a conoscenza di questa opportunità o non vogliono riaprire, però di fronte a portare a casa un risultato del rimborso, noi siamo per focalizzare anche un'informativa su questo. Forse perché da un'indagine di Consum è emerso che ben il 78% dei clienti BPV che si sono messi nel lungo viaggio alla ricerca dei loro risparmi bruciati hanno più di 60 anni. Gli altri stanno con il fiato sospeso in attesa che nella Gazzetta Ufficiale e nel portale Consap escano le modalità di accesso al fondo indennizzi risparmiatori. Un'attesa estenuante. Lo spostare questa cosa nel bel mezzo di una campagna elettorale, farla slittare, dà il segno, come dire, di una situazione che non è trasparente, non lo è. Cioè, ci sono ancora elementi di opacità, la dico grave, che sembra voluta. Voluta da chi? Forse non lo sapremo mai. Come giudicare intanto le parole autoassolutorie di Zonin e Iorio al processo in corso? Io penso un gran male di quello che hanno fatto e non pagheranno assolutamente nulla, e questo per un paese civile è uno scandalo. Ci spostiamo adesso nel Padovano con la cronaca. Incidente stradale mortale a Santa Giustina in Colle, nello scontro tra una bici e una motocicletta ha perso la vita un anziano. A mezzogiorno il ciclista ha impegnato l'incrocio mentre arrivava la moto. L'impatto è stato violento per il 76enne in sella alla bicicletta. La morte è arrivata probabilmente sul colpo. L'incidente di Santa Giustina in Colle è avvenuto nei pressi della ciclabile Ostiglia in via Ceccarello. La moto, condotta da un 28enne residente a Loreggia, non è riuscita ad evitare l'impatto e nonostante i soccorsi del SUEM, la tragedia si è compiuta in un attimo nelle immagini di Padova Oggi. Sul posto, per i rilievi necessari ad appurare le cause dell'incidente, la polizia locale. Nelle belle giornate la ciclabile Ostiglia è una delle mete più frequentate, ma il grande pericolo è rappresentato dai tanti attraversamenti a raso che rendono il tracciato non completamente sicuro. Due finti turisti hanno rubato occhiali per un valore di migliaia di euro in due negozi del centro di Vicenza. Chi fa caso a due attempati e corpulenti turisti stranieri che, con passo malfermo, danno un'occhiata agli occhiali in esposizione in negozio? Nessuno, men che meno in un affollato sabato mattina nelle botteghe delle vie dello shopping di Vicenza. Male, molto male, perché i due anziani turisti sono in realtà abili ladri, che in pochi istanti riescono a sgraffignare gli occhiali più costosi del catalogo. Ne sanno qualcosa all'ottica Piccolo di Vela Palladio e all'ottica Stecca di via Cavour, dove la coppia di finti visitatori stranieri ha messo a segno due colpi nel giro di pochi minuti. Nel primo negozio i ladri hanno arraffato 3 paia di occhiali Cartier per un valore complessivo di quasi 2.500 euro. Dai filmati dell'impianto di videosorveglianza si vede tutta l'abilità e l'esperienza dei due falsi turisti, che trovano il modo di avvicinarsi a un espositore e nel volgere di pochi istanti fanno sparire con grande destrezza le costose montature. A colpo concluso se ne vanno, sempre malfermi e apparentemente innocui, salutando e ringraziando. Nel negozio di via Cavour le cose sono andate nello stesso modo, ma nel sacco sono finiti 2 occhiali di marca per un valore di 800 euro. Qui va aggiunto un altro paio di occhiali il cui costo non è stato quantificato. La questura ha immediatamente inviato il personale in centro storico e le immagini delle telecamere sono state acquisite. Dei ladri ovviamente nessuna traccia e bisognerà probabilmente aspettare qualche giorno per capire se ci siano stati altri furti di lusso in zona. I finti turisti, come nel finale di un film di genere, hanno avuto buon gioco nel confondersi con le migliaia di visitatori accorsi per abbeverarsi delle bellezze e dei negozi del salotto buono cittadino. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra pochissimo con Focus TG.